arrivato allo stipendio, questo è quello che mi rimane sul conto. 251 euro e 24 centesimi. Io devo andare avanti. Fino al nuovo stipendio di 1000 euro. Lui è Maurizio, ha 59 anni, vive a Roma e ha un contratto part-time a tempo indeterminato da rider. Io mi sono separato e da giù, da Catanzaro, dalla Calabria, sono venuto a Roma. Poi un giorno ho visto un annuncio su una piattaforma di food delivery e lì ho iniziato il percorso di rider. Uscendo di casa faccio il segno della croce e fine turno metto il cavalletto alla moto, mi faccio il segno della croce perché quel giorno potrebbe essere l'ultimo per me. I rischi che ci stanno in mezzo alla strada, nel senso l'asfalto bagnato, il terriccio. Come fa ad arrivare a fine mese? Chi gli dà una mano? La mano me la dà la mia compagna perché casa sua è casa di proprietà. Io do qualcosa per le bollette, qualche volta faccio la piccola spesa che poi tra l'altro devo mandare giù a mia figlia, intorno a 200-300 euro al mese. Quello che ti rimane è veramente troppo poco. Farti sempre i conti perché non ci arrivi, perché ogni mese te ne capita uno e oggi si rompe la ruota, domani si rompe lo specchietto, dopodomani a batteria e sei sempre a rincorrere, in affanno. Ha paura del futuro? Ogni giorno è una guerra. Io lo chiamo Fortapace. È una guerra costante, sempre. Poi ti scatta la molla, vabbè, lasci questo, che fai? Vai veramente a finire sotto i ponti? Fare il rider per me, per come sono fatto io, è una sconfitta. Significa nella vita aver fallito. Presento SNAP.